Ciao, oggi siamo qui per conoscere Bottega Siccana, l'e-commerce di prodotti tipici siciliani che in pochi mesi ha ottenuto ottimi risultati. Lo faremo con Fabio Rossella, ideatore di questo fantastico progetto, insieme al fratello e ai nipoti. Ciao, innanzitutto. Ciao. Grazie per aver accettato il mio invito. E la prima Grazie. domanda che vi voglio fare è questa: come siete arrivati a creare una realtà così importante in pochi mesi? Allora, guarda, sicuramente il fatto che abbiamo scelto un team, comunque ci siamo trovati in famiglia, ognuno di noi fa e continua a fare le sue cose e conoscendo sia le caratteristiche, quindi le competenze di ognuno di noi e soprattutto il fatto di essere affiatati, che comunque comporta anche problematiche relazionali che ci stanno in qualsiasi azienda, ma è proprio questo fattore, il fatto comunque di in qualche modo conoscersi, ci ha portato ad andare avanti nonostante le grosse difficoltà, perché comunque un progetto di questo tipo ha veramente delle difficoltà elevate, perché partire da zero, anche se si hanno delle idee abbastanza chiare, comporta sicuramente tanto stress e soprattutto l'esigenza di continuare a ricercare strategie per migliorare e crescere. Esatto, noi avevamo già in mente qual era il nostro obiettivo, diciamo che l'abbiamo definito bene insieme e quindi abbiamo organizzato tutto il lavoro in funzione di qual era il nostro obiettivo e la strada da percorrere. Chiaramente poi si rettificano delle cose, se ne cambiano altre, però diciamo che l'intento comune era per tutti lo stesso, quindi tanto lavoro, organizzazione, obiettivo molto chiaro. Sì, sicuramente la scelta del team è lavorare come abbiamo fatto prima di partire, quindi cercando di chiarire le idee, di posizionarsi ognuno in base al suo ruolo, cosa che ovviamente man mano passano i mesi continuiamo a migliorare e a sistemare, ci ha permesso di andare dritti verso l'obiettivo, che ovviamente Esatto. ancora abbiamo fatto solo in minima parte, nonostante la crescita sia stata abbastanza importante. Quindi nella vostra strategia di marketing, quali canali e strumenti utilizzate maggiormente? Allora, ci occupiamo soprattutto, allora io che mi occupo appunto del marketing, lavoro soprattutto con Facebook Ads e l'email marketing, perché a parte il fatto che comunque avevo delle conoscenze già in passato, di questo canale, però ci siamo accorti che soprattutto Facebook Ads è lo strumento ideale, anche se conosciamo poco gli altri e sicuramente li sfrutteremo in futuro. Comunque abbiamo capito che Facebook è lo strumento ideale, almeno per il momento, perché ci permette di arrivare al pubblico, magari a chi non ha un'esigenza del prodotto, di un prodotto che ha necessità, ma semplicemente vede qualcosa di buono attraverso foto, attraverso video e viene coinvolto in un ciclo che poi diventa il fatto di lasciarci una mail o di fare un acquisto immediato, che poi viene alimentato grazie anche al lavoro Delle straordinario di Rossella. pagine, Esatto. esatto. Noi abbiamo la pagina Facebook Bottega Sicane e anche la pagina Instagram. Li pubblichiamo quotidianamente dei contenuti. Diciamo che il lavoro che facciamo attraverso queste pagine non è di vendita pura, semplicemente di dare delle informazioni. Quindi raccontiamo i prodotti, li spieghiamo, presentiamo gli artigiani, parliamo di loro, parliamo delle zone in cui tutte le specialità vengono prodotte e attraverso le dirette. Per esempio, proprio ieri ne abbiamo fatta una dal laboratorio dei panettoni artigianali e facciamo vedere proprio il luogo fisico dove queste specialità vengono preparate. Perché il nostro obiettivo attraverso le pagine è di creare questo filo diretto tra noi e chi ha il piacere di assaggiare i prodotti tipici siciliani. Ecco perché diciamo che è nata anche Bottega Sicana, proprio per questo motivo. Quindi raccontiamo la Sicilia. I sapori della Sicilia lo facciamo attraverso le pagine Instagram e Facebook. Allora, poi ho notato appunto che voi lavorate anche con le affiliazioni. La mia domanda è questa: avete trovato in questo un riscontro positivo o ancora Allora, è? una cosa, siccome conoscevo già le affiliazioni, facevo già qualcosa come affiliato, ho deciso, in base anche al mio ruolo, di inserire questa parte e abbiamo fatto dei test sia con il discorso influencer,
sia con appoggiandoci a dei siti. Ancora non abbiamo trovato la strategia giusta, però sappiamo che questo canale ci permette comunque di avere del traffico, sapendo esattamente quando andiamo a spendere in base appunto alle percentuali che poi diamo all'affiliato che decide appunto di affiliarsi con noi. Sicuramente è un canale dove è necessario prestare attenzione, e sicuramente dall'anno prossimo sarà un'altra cosa da su cui lavorare. Esatto. Allora, parlando sempre della vostra strategia di marketing, volevo sapere se vi concentrate più sui brand e i prodotti che rappresentate o sulla clientela? Lì lavoriamo, diciamo, su più livelli. Allora, sicuramente è importante la scelta del prodotto, nel senso che noi ricerchiamo qualcosa che sia di tipico siciliano, che sia prodotto in un determinato modo, con caratteristiche di artigianalità, quindi che sia un prodotto artigianale e della tradizione. E su un altro aspetto è quello della clientela. Noi ci concentriamo moltissimo sui nostri clienti, perché il nostro obiettivo è quello di risolvere qualsiasi dubbio, quindi c'è un canale diretto tra noi e loro, siamo molto presenti nel risolvere eventuali dubbi, nelle domande che ci pongono, e devo dire che sotto questo punto di vista i canali, come un canale come Facebook, la pagina, è sicuramente uno strumento valido, perché ci scrivono, ci inviano delle mail e noi siamo sempre presenti presenti anche in un certo senso attraverso i video, quindi fisicamente loro infatti ci conoscono con le email nel rispondere a tutte le loro esigenze, e anche tramite messaggio. Molto spesso capita che sotto un post ci chiedono: ma la varietà dell'arance, quando arriva non lo so, l'arancia tarocco? Sono delle domande semplici a cui noi rispondiamo in maniera istantanea. Questo devo dire che è una delle cose di cui io personalmente vado molto fiera, perché significa prendersi cura in maniera semplice del cliente. Popolare il cliente, giustamente. Sì, considera che per noi l'attenzione del cliente è veramente quasi maniacale, l'attenzione verso il cliente, perché anche tipo il lato spedizione, no? C'è la parte logistica, che è veramente considerando le problematiche che ci sono a livello di corrieri, e soprattutto in questo periodo, cioè la sera, per esempio, in questo appartamento, in questo momento, c'è mio fratello e mio nipote che stanno monitorando appunto questo tipo di lavoro. C'è chi si occupa di programmare le spedizioni per domani, quindi lo fanno anche la sera, e chi controlla effettivamente se le spedizioni sono arrivate, e nel caso in cui ci sono problematiche vengono affrontate istantaneamente. Noi diamo una priorità al cliente veramente, secondo me, quasi esagerata, perché quando c'è un problema al cliente diciamo: ok, prima risolviamo il tuo problema e poi vediamo, esatto, in che modo gestirla con il nostro produttore, perché crediamo proprio che questa cosa che abbiamo proprio coltivato fin dall'inizio ci ha poi permesso di andare, di poter dire ai clienti: vai sulla nostra pagina Facebook, vai sulla nostra piattaforma di recensioni, non te lo dico io cosa facciamo, ma vai a leggere cosa dicono i nostri clienti. E considerando che oggi online le persone vanno a vedere questo, le recensioni sono sicuramente un aspetto fondamentale, crediamo che questa sia la nostra mossa vincente. E un'altra cosa è proprio il nostro modello di business, perché noi andiamo a cercare non dei prodotti a caso, non andiamo a selezionare solo i migliori prodotti, andiamo dal produttore personalmente, vediamo che cosa fanno, controlliamo, accettiamo, diciamo, solo se i prodotti mantengono uno standard di qualità, e soprattutto sono tutti piccoli artigiani che non hanno quell'esigenza di fare grossi numeri, anzi molto spesso hanno difficoltà a sostenere i volumi, perché sono aziende, cioè produttori che di nicchia, cioè compri il formaggio da noi, cioè, vai lì nell'azienda agricola che è anche il caseificio, dove vedi le mucche, e quindi c'è il contadino che l'allevatore, che quindi prende il latte dalle mucche, prende il secchio, lo porta, cioè, e quindi è una cosa che ci permette di differenziarsi, perché oggi sappiamo che l'e-commerce è Amazon, e per fare cose diverse dobbiamo sicuramente fare, per avere risultati appunto contrapponendoci ad Amazon, dobbiamo fare delle cose diverse.
mi avete in parte già risposto, però a questo punto volete aggiungere qualcosa, perché volevo chiedervi qual è appunto la strategia alla base del, cioè parlando del vostro vantaggio competitivo, la strategia alla base del vostro e-commerce, quindi è anche quindi, quello che mi avete già detto in sostanza. Sì, sicuramente la selezione delle specialità e la cura verso il cliente dal momento in cui visita la nostra pagina, il nostro sito, fino alla consegna. E anche dopo, perché molti comunque ci scrivono dicendoci, cioè, è una cosa che tra l'altro noi chiediamo, di darci appunto il feedback, di dirci come è arrivato il prodotto, se è arrivato confezionato bene, perché a noi tutte queste informazioni servono, ed ecco che proprio abbiamo, come diceva Fabio, questa cura, questa attenzione maniacale dal primo momento in cui incontriamo loro e loro incontrano noi, fino alla fine. Ho capito, quindi cosa mi potete raccontare in base alla vostra esperienza? In che modo quindi digitale ha aiutato la vostra azienda? Perché comunque ho visto che in pochi mesi davvero siete riusciti ad avere degli ottimi risultati, presumo anche diciamo la vostra buona, ottima presenza online, quindi niente, cosa mi potete raccontare ancora? Per noi digitale è tutto, perché noi abbiamo l'e-commerce, il nostro e-commerce, bottegasicana.com, è semplicemente lo strumento che mette a contatto, cioè avvicina ti faccio un esempio, una persona che vive in centro a Milano e che desidera, magari è stato in Sicilia o magari ha sentito parlare dei prodotti di qualità della nostra terra e che magari vorrebbe veramente assaggiare qualcosa di artigianale. Molto spesso la parola artigianale viene abusata in maniera esagerata, noi in realtà facciamo proprio quello, quindi il nostro obiettivo è mettere con bottegasicana.com, mettere il piccolo artigiano che magari non sa, non è completamente, cioè di digitale sa praticamente nulla o quasi, lo mettiamo in contatto la persona che vuole acquistare online direttamente dal contadino o pasticcere o quello che effettivamente sceglie il cliente. Quindi comunque per voi il digitale è stato fondamentale? Diciamo che è essenziale, esatto. Essenziale. Sono contentissima di questa intervista, il vostro è un bellissimo progetto secondo me, poi anche il fatto che siete una bellissima azienda, una bellissima famiglia, niente, quindi io vi ringrazio tantissimo per la disponibilità, vi faccio un grande in bocca al lupo per il vostro progetto e niente, per la vostra carriera, per grazie, tutto. Grazie a te. Grazie mille, è stato un piacere, anche perché raccontare quello che stiamo facendo con tanta passione e anche con tanta fatica. Siete appassionati di quello che fate, che è la cosa principale, secondo me. Sì, grazie. Quindi vi ringrazio e a presto. Speriamo di poterci vedere al più presto. Molto volentieri. Ciao. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao.